Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera! Come potete vedere, sono tornato, sono sopra la mia nuova trappola perché ho trovato lei! Guardate quanto è bella! Anche dei gran bellissimi colori, quindi anche se sarà rischioso, stavolta voglio riuscire a prendere un Quetzal con la trappola. Oh, sì, guarda che mi sta pure venendo in faccia. Dai, 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 dai,
No, scappata. Il fatto è che nella trappola non ci si può mettere, come si dice, troppa roba, perché se no... Ah, no, riesce comunque a scappare da quei buchi. Maledizione, devo mettere qualche pezzo extra allora. Allora, fammi pensare. Riesco a metterlo come mezzo? No, purtroppo. Il fatto è che devo avere i pezzi per chiudere qua. Ma evidentemente anche qualcosa per chiudere qui. Il fatto è che, come si può notare, forse questo lo posso distruggere. Sì. Non posso. C'è un limite al numero di strutture che si possono avere su un Quetzal. Ed è un limite che purtroppo non si può superare. Cioè, potrei alzarlo nelle impostazioni del server, ma non. Penso che limiterebbe un po' l'esperienza e quindi non voglio alzarlo. Però in ogni caso, aspetta un attimo che faccio comunque qualche muro. Ero certo di averci. Oh, la miseria. Vabbè. Non intendo comunque farmi scappare una Quetzal di livello 120. Non dopo tutto questo tempo. Quindi tu ora vieni qui e ti lasci catturare. Anzi, prima che lei si lasci catturare, ho bisogno di stamina. Che ripeto, un tempo i Quetzal la stamina la potevano prendere anche quando erano in volo. Bastava semplicemente no non esserci in sella, cioè potevi stare sulla piattaforma, ma i Quetzal recuperavano stamina e stavano in aria in eterno. E poi però la cosa sembrava eccessivamente OP a sentire quelli della wildcard, e quindi la cosa è stata cambiata, il che è un peccato, però non puoi più avere la base volante permanente, ma puoi comunque avere. No, scappa. Ok, allora devo momentaneamente occuparmi a recuperare i materiali per fare qualche muro extra, sperando che vadano bene. Allora, per prima cosa, però, questi che non mi servono, fammeli distruggere, poi ho bisogno di fare. Me ne fa solo tre. Ah no, aspetta, cavolo faccio. Mi sono portato smilla apposta per questa evenienza, anche se pensavo di aver portato anche di essermi portato dietro la fibra necessaria a fare. Oh mia, a fare tutto.
Ah, ecco, no, perché se me ne raccoglieva una per volta la cosa era davvero problematica. Sì, ecco. Dai. Dai, ok, allora. Ah, quanto è noioso fa dover fare sempre così ogni volta. Allora, altri 5 muri penso possano andar bene. Soffitti dovrebbero essere sufficienti, visto che buchi così non ci passa di sicuro. Devo assicurarmi che... Allora, ho per forza bisogno di questi. Poi, sì, ci sono già troppe strutture, visto? Non posso aggiungerci ulteriore roba. Maledizione. Forse però riesco comunque a mettercene altri. 3-2 e forse così potrebbe andare, però meglio se te ti metto in tra in tuo cryopod. Ho delle idee, però sono abbastanza sicuro che per far funzionare questa trappola debba essere alta 3. Allora, dove è finita? Ah, eccola lì, perfetto. Ok. Speriamo di riuscire a intrappolarla. Per fortuna col mega fucilazzo qua, con i dardi tranquillanti elettrificati, davvero ci metto molto poco a... Oh no! Come cavolo fa a passare? C'è decisamente qualcosa che non quadra. No, riesce a passare attraverso le porte. Non ho idea del come e del perché, ma riesce a passare attraverso i buchi. Però sembra che io possa abbassare tutta questa trappola di un livello. Quindi se posso abbassarla... Se posso abbassarla di un livello e farcela stare, allora posso comunque riempire qui. Ok. Ci rivediamo quando ho sistemato la trappola. Ok. Non mi ricordo come avevo fatto la trappola l'altra volta che fu aveva funzionato tanto bene, quindi adesso sto fondamentalmente andando a tentativi. Anche se poi dovrò cercare di ricordarmi un progetto e farci un video apposito. Quindi vediamo un po' se due bastano. Temo di no. E vabbè però, eh.
sembra funzionare così. Ok, aspetta un attimo. Non cambiare direzione. Entra dentro. No, 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 no. Oh, no, deve essere per forza alto 3. Maledizione. Oh, quindi qua rifacciamo tutto. Trappola rimodificata, pausa stamina fatta, mo vediamo un po'. Allora, mi sembra di aver capito che se sono io a spingermici non si blocca, ma se è lei a venirmi incontro, allora si blocca. Allora si incastra, quindi vediamo un po' se riesco. Eh sì. No, un po' troppo giù. Ok. Proviamo uno, oh, riesco a fargli anche gli headshot così. Fantastico, perché gli headshot danno un sacco di roba. Oh. Ok. Quanto è brutto qua sotto? E qua sotto c'è un lago. Ok. Per fortuna, al contrario dell'altro episodio, stavolta. Per favore. Non cascarmi. Sì. Se casca è un problema. Ma sembra non dover cascare. Io non volo giù. Piantala di muoverti che mi stai facendo venire il terrore disumano. Ok, sembra che ci siamo riusciti. Ok, sì, ci sono riuscito. Non è la cosa migliore del mondo, ma. Ok. Allora, mi dice Dododex 50 minuti per domarla. Quindi io. Facciamo così, aspetto, imposto anche l'allarme, aspetto il start timer, perfetto.
Perfetto, così mi avvisa lui quando dovrà mangiare, ma non gli do da mangiare. Maledizione. Comunque, non gli do da man... non le do da mangiare finché non è sveglia. Cioè, no, finché non è sveglia, finché non ha. Giusto per evitare che caschi giù nel lago e anneghi, facendomi tirare giù oltre al Quetzal anche molti santi. Aspetto e le do da mangiare tutto quanto in una botta sola. Così evito che caschi giù e perdo un sacco di crocchette per niente. Quindi ci rivediamo tra poco. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo morso. Deve solo scendere altre 10 unità di cibo. E come potete vedere sono finito dentro la Quetzal perché sono caduto, però per fortuna sono caduto su un'ala di cargo. E quando ho provato a risalire mi sono ritrovato all'interno del Quetzal. Quindi, per fortuna non è caduto, non si è mosso, quindi è una... Va bene anche così, va molto bene. Oh! Eccola qua, un Quetzal femmina di livello 179. Ah sì, come si può vedere... Ha perso stamina mentre c'ero sopra, ma finché resta così in volo perde pochissima stamina. A proposito, mi stavo dimenticando, ridammi. Te le sei già mangiate. Maledizione. Ok, ecco, vedete? Questo è quello che era successo. Ok, allora. Prima vediamo se riesco a... metterti... Entra nella tua maledetta Pokéball! Oh, lei, finalmente. Tu mi puoi seguire. Ah, non serviva che mi seguissi. No, non serve che mi segui. Ok, questa trappola così non è male. Non è male fatta così. Mi devo ricordare il progetto. E pensare che avevo trovato questa Quetzal mentre cercavo dei giganotosauri nuovi. Perché cerco una compagna per il mio giga. L'altro mio. No, un compagno per la mia giga. Possibilmente uno di livello. Non mi ricordo più se il mio ma giga è un maschio o una femmina. Comunque sì, cerco un compagno barra compagna di livello alto. Ma non ho molta fortuna. Intanto vediamo un po' le statistiche tue. 6500 punti vita, buono, 2160 di stamina, molto buono. 4500 di cibo, caruccio, 1360 di peso di base. Questo è bello. Questo è bello bello. Ok, è stata davvero un'ottima cattura. Ora penso che trasferirò la sella piattaforma da cargo a carga. Così da. Oppure no, ci farò due cucci. Il prossimo cargo magari sarà un cucciolo. Vedremo. Per ora va bene così, vedrò poi cosa dare a chi. Ok. Non male. Davvero, davvero non male. Una puntata corta, veloce, ma con un grande guadagno, un Quetzal davvero buono, perché 120 base col massimo di
percentuale di doma perché è stata fatta con le crocchette ed è uscita fuori a 179 con delle gran belle statistiche. Contando quanto sono rari i quetzale, che probabilmente non troverò mai un 180, ben che meno due o più 180 per fare un po' di breeding selettivo, direi che la cosa è andata davvero bene. Sì, la cosa è andata assolutamente benissimo. Ora devo solo stare a riatterrare al solito per la stamina, perché meno male che il prossimo Quetzal ha una stamina decisamente migliore. Nah, non ho voglia di fare dell'altro per oggi. È già stato un guadagno sufficiente questo. Quindi direi che ci possiamo anche salutare. E badate, ve lo dico qui adesso, ho in mente dei grossi progetti per il server, se un paio di cose mi vanno bene. Quindi, se volete partecipare a giocare nel server, sapete che sotto molti dei miei video, probabilmente anche sotto questo in futuro, c'è il link al mio Patreon, se volete partecipare e aiutare al mantenimento del server e ho belle idee. E ovviamente c'è il, come si dice, c'è il link al mio gruppo Discord. E a proposito del gruppo Discord, faccio un saluto a Sniper Maggot che si è appena unito al, canale di Discord. Benvenuto nello sciame. Vedrai che ci sarà da divertirsi. Allora, detto questo, direi che vi posso anche salutare. Ci rivediamo la prossima volta e mi raccomando, scrivetemi nei commenti, l'ho già scritto su Facebook e sul gruppo, sul canale Discord, ma ve lo scrivo anche qua. Mi raccomando, scrivete nei commenti tra tutte le bestie e bestioline che non ho ancora domato e ho fatto il breeding. Fatemi sapere quale altra cre prossima creatura volete che Volete che volete vedere. Livello schifo. Qual è la prossima creatura che volete vedere domata o di cui volete vedere un video di breeding? Quindi adesso dovrei avere. È davvero finito di avervi detto tutto. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!